Avvocato di Sabatino, lei fa parte del collegio difensivo istituito tramite Federconsumatori a tutela di oltre 260 azionisti Tercas, riunione affollata e carica di interrogativi qui in via Comi. Diciamo innanzitutto la class action non è esperibile in questo caso perché? Per due ragioni, ma la principale, dico la principale, è che la maggior parte del collocamento di queste azioni è avvenuta prima della riforma dell'articolo 140 bis, proprio in termini di class action, che è avvenuta appunto nel 2009. La Federconsumatori, nella raccolta, diciamo, delle segnalazioni da parte degli aderenti, ha verificato che il grosso di questi collocamenti è avvenuto prima del 2009. E allora che si fa? Delle azioni collettive. Intanto ovviamente noi dovremo studiare complessivamente, caso per caso, se ci sono le condizioni per fare un'azione e laddove dovessimo valutare positivamente si faranno delle azioni collettive, raggruppando sostanzialmente azionisti per tipologie, per tempi e anche, diciamo, per entità dell'investimento. Ma si tenterà, per via preliminare una conciliazione con Tercas? Verificheremo, adesso noi faremo mandare, diciamo, alla Tercas delle richieste di invio di documenti e da lì poi eventualmente avvieremo azioni giudiziali attraverso anche le fasi pregiudiziali. Valuteremo quale sarà l'atteggiamento e la posizione del commissario. Si può parlare di risparmi traditi? È un problema più ampio, diciamo, di quello che ha investito la Cassa di Risparmio di Teramo. Le azioni, come diceva il professor Cerniglia, che coordina il collegio difensivo, le azioni delle casse di risparmio operando sul mercato cosiddetto parallelo avevano comunque un piccolo margine di rischio. Vogliamo valutare se sostanzialmente al momento del collocamento siano stati rispettati i principi di trasparenza, di informazione, di adeguatezza dell'investimento stesso. Bisognerà verificare se Tercas, la banca Tercas, ha agito o no in malafede rispetto ai suoi risparmiatori. Direi che più che in malafede ha agito, no, rispettando la normativa che è costituita prima dal regolamento Consob e poi dalla direttiva MiFID. Ma l'azionista che si rivolge a Federconsumatori quanto rischia poi affrontando una causa? Intanto noi valuteremo la fondatezza dell'azione e naturalmente Federconsumatore ai propri aderenti fa delle, diciamo, pratica delle proposte che sono sicuramente più favorevoli. Dopodiché, per quanto riguarda la causa, ripeto, noi valuteremo la fondatezza, non andremo a prendere in massa tutti coloro che comunque hanno sottoscritto azioni, perché potremmo valutare che in determinati casi il collocamento è avvenuto regolarmente.